donne per ospitarci. Dal video più o meno già vengono fuori diverse inquietudini che un po' noi tutti iniziamo a condividere anche nel nostro paese, no? Per cui magari in questi 15-20 minuti di mia chiacchierata con voi, una delle cose, vista anche la vostra formazione, prevalentemente ho visto che siete molti insegnanti, quindi parliamo di un pubblico di un certo tipo, sarebbe utile magari stimolare domande più che affermare troppi dati, e quindi magari stimolare in voi e in noi tutti una ricerca e una curiosità per alcune questioni che evidentemente ci sono state raccontate in maniera diversa rispetto a come adesso le stiamo iniziando a vivere. E io partirei da questa prima relazione sulla quale noi stiamo lavorando, come dico noi, io non faccio parte solo dell'associazione Assud, ma di una rete italiana per la giustizia ambientale e sociale che racchiude sindacati, associazioni, comitati, intellettuali, e faccio parte anche della rete del Fondo Sociale Mondiale, quindi da tempo insieme ad altri intellettuali, economisti e sociologi proviamo a lavorare su quello che noi abbiamo definito una crisi strutturale del paradigma di civilizzazione occidentale, e quindi a capire come ricostruire eventualmente un paradigma di civilizzazione che possa rispondere prevalentemente alle nostre domande e misurarsi sulla qualità delle nostre condizioni di vita. Per cui la prima questione, la prima domanda di fondo è questa: c'è una relazione tra democrazia, modelli di sviluppo e qualità della vita? Sembra una domanda banale perché tutti direbbero oggi sì, ma vi assicuro che se questa domanda noi la poniamo da tempo, ci è stato detto fino al 2007 che non era attinente, poi è scoppiata la crisi finanziaria con il fallimento della Lehman Brothers, poi siamo arrivati nella crisi economica, poi è scoppiata la recessione, la crisi del debito, la crisi della sovranità degli stati, e adesso finalmente si arriva a parlare della crisi del modello di sviluppo e quindi della necessità di trovare un altro modello di sviluppo. Quindi evidentemente c'è una relazione tra la democrazia, che non è un dato astratto, il modello di sviluppo che tende a influenzarlo, addirittura a determinare il tipo, la qualità della nostra e la qualità della nostra vita. In che senso? Negli ultimi 25 anni, se noi andiamo a guardare alcuni dei macro dati più importanti in termini di povertà, migrazioni, distruzione di biodiversità, insomma, prendendo questi come punti più importanti, almeno dei macro contenuti che vengono spesso osservato veramente da tutti, noi possiamo notare un impoverimento, una condizione di spoliazione dei diritti, possiamo notare un aumento della povertà, della fame nel mondo, un aumento della distruzione della biodiversità, e quindi una relazione diretta tra un modello di sviluppo che è quello che noi continuiamo a utilizzare, specie negli ultimi 25 anni, senza delle alternative credibili, e il peggioramento delle nostre condizioni di vita. Abbiamo visto anche che negli ultimi 20 anni molti conflitti in giro per il mondo sono aumentati, che la maggior parte delle guerre oramai è collegata alla necessità, come ci ricordava un po' il video anche di... Ma il blu non è che si riesce a sfumare, che ce la ischiamo proprio. Sembra di stare in discoteca. Si riesce a sfumare. Aspetta, scusami, che ti metto. No, solo perché sennò devo guardare di là. No, ti metto in mezzo, perché io butterò. Sì, no, se si potesse spegnere sarebbe gentilissimo, perché arriva proprio. No. Scusa, se metto una slide di quelle che poteri vedere. Continua a parlare, cerco di mettere la moneta. No, beh, vado avanti, anche se non posso. Quindi ritornando un attimino alla relazione democrazia, modello di sviluppo, qualità della vita, ecco che ci sia una relazione forte, questa relazione, se la determiniamo dal modello di sviluppo e quindi dai limiti di questo modello di sviluppo e al peggioramento delle condizioni della democrazia e della qualità della vita, ci sembra ormai che si possa parlare di una teoria definita in economia, e cioè evidentemente questo modello di sviluppo non riesce più a rispondere alle necessità e alle esigenze per cui era stato progettato, e cioè aumentare i posti di lavoro, aumentare la ricchezza. Evidentemente c'è qualcosa che non va,
ci ricorda questo video. Allora, noi economisti ecologici abbiamo provato, così inizio a rispondere velocemente alla prima parte della domanda, a introdurre degli indicatori, degli strumenti per calcolare cos'è che non va in questo modello di sviluppo, perché questo modello di sviluppo è insostenibile, una parola, guardate, veramente abusata, quella della sostenibilità, dello sviluppo sostenibile, poi ci torniamo, però insomma un po' è entrato nella testa di molti nomi, cioè questo modello sentite dire spesso è insostenibile, poi magari lo dicono ma non ce lo spiegano, non dicono perché. Ecco, io gli indicatori ce ne sono tanti, alcuni li avete sentiti nominati, io mi fermerei a uno dei tanti indicatori che ci sembra sicuramente nuovo anche per la maniera con cui viene sviluppato. Noi lo chiamiamo metabolismo sociale. Questo indicatore è stato studiato da Luffert dall'Istituto in Germania insieme ad altre reti, facciamo parte anche noi, parlo della rete internazionale degli economisti ecologici, ha il compito di misurare i flussi di energie materiali di una economia che può essere grande come una comunità, come un paese, una città, uno stato, un pianeta. Che significa misurare i flussi di energia di materiale? Significa innanzitutto ricordarci che qualsiasi economia non è dematerializzata, cioè ogni cosa che voi vedete, anche dove siamo noi seduti, è fatto di materia, materia che viene trasformata, e quindi per sostenere un'economia che per noi è fondata su dei numeri che dicono poco, come può essere il PIL, noi abbiamo bisogno in realtà di energia e di materiali per sostenere questo tipo di economia, per ottenere 0,5 o 1 di PIL. Se andiamo a calcolare i flussi di energia e di materiali necessari alla nostra economia, come avete sentito dal video che ricordava gli Stati Uniti, insomma se tutti consumassero come negli Stati Uniti avremmo bisogno di 3 pianeti in più. In sostanza il concetto è uguale, cioè se noi, il metabolismo sociale che ci ricorda anche un po' che noi agiamo come all'interno del nostro organismo e che siamo parte di un organismo ancora più complesso, il dato è lo stesso, cioè non possiamo assolutamente consentire a tutti i miliardi di persone che vivono su questo pianeta di utilizzare la stessa quantità di energie materiali che per esempio utilizza l'economia tedesca piuttosto che l'economia statunitense, piuttosto che l'economia australiana o canadese o neozelandese. Che vuol dire questo? Vuol dire che innanzitutto abbiamo un altro dato da inserire nella nostra domanda iniziale di forma, cioè quale relazione tra democrazia, modello di sviluppo e qualità della vita, che è una domanda sulla quale poi ruota la crescita e il conflitto degli esseri umani su questo pianeta. Cioè che è una domanda che si lega a un concetto di eguaglianza e di giustizia. Cioè, allora, nel momento in cui non disponiamo di un numero di beni e di risorse e di energia infinito che può essere utilizzato da tutti a piacimento, qual è il limite, in questo caso etico-morale, secondo il quale io devo utilizzare a questo tavolo, non so, il 90% delle risorse e lasciare agli altri 3 il 10%? Su quale base il mio concetto di giustizia, di uguaglianza? Beh, guardate, questo ragionamento che vi introduco è un ragionamento molto interessante sul quale dovremmo tutti, come cittadini e cittadini, farci delle domande quando ci parlano e ci bombardano di fesserie come lo sviluppo, la crescita, senza poi aggettivarle, perché non ci spiegano mai che tipo di sviluppo, che tipo di crescita, che tipo di sostenibilità. E qua provo a iniziare a rispondere alla seconda questione che ci poneva Cinzia, e cioè cos'è la giustizia ambientale e sociale. Se è vero che quindi il modello di sviluppo oggi deve rispondere, visto la crisi ecologica che può essere misurato con banali indicatori e ci fa capire come questo modello sia insostenibile, quindi un modello di sviluppo deve prendere in considerazione anche concetti come la giustizia e l'uguaglianza e quindi anche concetti non solo intragenerazionali ma intergenerazionali, cioè le generazioni anche che verranno, perché se lo stock di materie prime non rinnovabili, di energie, sono quelle, noi dobbiamo anche pensare a ciò che lasceremo alle generazioni che verranno, evidentemente il nostro concetto della giustizia attuale dovrebbe essere rivisto. Qual è il nostro concetto di giustizia attuale? No, perché penso che tutti hanno capito cos'è lo spread e molti hanno dimenticato cos'è la giustizia o l'etica pubblica. Il nostro concetto di giustizia attuale è molto antico, un po' come il pensiero degli ambientalisti, come nel programma di ambientalisti per esempio.
si basa su un concetto legato a quello del, insomma così, della teoria liberale, forse avete sentito parlare di Rawls, per cui quando noi parliamo di giustizia intendiamo la giustizia solo in termini distributivi. Allora, già di per sé basterebbe anche introdurre elementi di giustizia distributiva per capire come questo modello di sviluppo non va, prima di ripensare un altro, e su che cosa fondare un altro modello di sviluppo. Se noi partiamo dal concetto di